Franco Ferraro, Sky TG24. Si conclude a Torino la seconda edizione del Festival Internazionale dell'Economia con la Presidente della Corte Costituzionale Sciarra. Abbiamo parlato dei problemi legislativi connessi al lavoro attraverso le piattaforme digitali, ma anche di intelligenza artificiale. Il servizio è del corrispondente Massimo Postiglione. In Europa ci sono 500 piattaforme digitali per le quali lavorano 28 milioni di persone. In Italia sono quasi 600.000 i gig workers, tra questi 73.000 rider che girano per consegne nelle nostre città. Numeri non banali per un settore che però al momento non ha nel nostro paese una legislazione specifica, ma solo una bozza di legge, come ha sottolineato Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale dal 20 settembre 2022, prima donna a ricoprire questa carica. È vero, ci sono ancora molti passi da fare. Io sottolineo sempre il passaggio della legislazione europea, perché questo è un terreno su cui dovrebbe essere prevalente una disciplina europea, essendo le piattaforme loro stesse transnazionali e quindi si muovono all'interno dei paesi europei e sono prestatori di servizi, però prestatori di servizi con piattaforme digitali. Quindi è tutto da riregolamentare, però riscoprendo un po' i pilastri delle tutele del lavoro. Tema ancora più complesso da regolare con leggi è quello dell'intelligenza artificiale. Io credo che il primo passo è quello di informare i lavoratori, quelli veri, quelli umani, nei luoghi di lavoro, quando ci sono installazioni o comunque sostegni o supporti di intelligenza artificiale. Le esperienze più interessanti in Europa si hanno attraverso accordi collettivi, contratti quindi aziendali a volte, che informano i lavoratori e che trovano forme di collaborazione del lavoratore con l'intelligenza artificiale. Quindi non far sparire mai del tutto il lavoro umano. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale sbaglia una decisione, io a chi faccio causa? È evidente che chi costruisce l'intelligenza artificiale deve porsi il problema di come andare incontro alle sensibilità delle persone e anche ai loro diritti, che non spariscono per il solo fatto che intervengono strumenti di intelligenza artificiale. Massimo Postiglione, Sky TG24, Torino. Perché era in giugno. La guerra in